Macchine per la zootecnia e fienagione Supertino. R170, la rotopressa camera variabile con il pregio di avere una sola cinghia senza giunzioni, unica nel suo genere. Pickup 2200, rotore per l'alimentazione del prodotto in camera, possibilità di regolare la compressione del nucleo della balla, la pressione e il diametro, maggiore compattezza delle balle, uniformità di avvolgimento del prodotto, facilità dello srotolamento balla, minori ingombri di stoccaggio. R170, cuore tenero o duro a scelta dell'operatore. Presse Big Beller Supertino, SR612 e SR712, versioni con precamera con canale di 120 di larghezza e altezza 58 e 70. Tutte le versioni Big Beller possono essere equipaggiate di H-tastatore balle portato, SR508, 608, 708, con larghezza canale da 80 e altezza 48, 58, 70. Supertino realizza macchine in base alle esigenze del cliente. Trovate tutta la gamma, i dati tecnici e i video dei nostri modelli sul sito www.supertino.com. Quarantottesima edizione del Vinitaly di Verona. Siamo tornati nella città dell'amore, amici di Agri Sapori, il piacere del buon gusto. Lo chiamano Vinitaly, ma in realtà è il grande salone internazionale dedicato ai vini e ai distillati, ma non solo, perché c'è anche l'enolitech, le attrezzature, c'è anche l'agrifood, perciò il food di qualità, e c'è anche il Sol, il grande momento dedicato all'olio d'oliva italiano. Beh, noi avremo più appuntamenti da seguire qui da Verona e lo faremo naturalmente con tanti produttori e con tanti prodotti eccellenti. Il primo speciale che vi raccontiamo e che portiamo nelle vostre case sarà inerente alla regione Sicilia, ai suoi vini, ai suoi uomini e vi accorgerete soprattutto alle sue donne. E allora raggiungiamo il padiglione 2, quello proprio della Sicilia, perché parte da qui questa avventura di Agrisapori, ma vi devo ricordare che potete rivederci anche su www.agrisapori.it. Rimanete con noi. La Sicilia ancora una volta protagonista al Vinitaly, una presenza importante, quella dell'isola, sia nei numeri che nella qualità dei vini, ma anche per alcuni importanti progetti presentati nel corso della manifestazione. Nel padiglione Sicilia presenti 170 aziende vitivinicole per un totale di circa 2.000 etichette ed ognuna azienda con sé, oltre ai prodotti, anche la propria identità, la propria storia, il proprio terroir, perché una delle ricchezze della Sicilia del vino risiede proprio nella diversità dei suoi vigneti, dei suoi territori e quindi dei suoi vini. Subito in apertura dunque ritrovo con piacere il direttore Lucio Monte dell'Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia. Dedicheremo due speciali, uno all'olio, uno al vino. Perciò ancora Verona, ancora Vinitaly, ma soprattutto ancora Sicilia. Direttore, ti lascio la parola perché quando si parla di vino e di olio della tua terra parliamo di eccellenza. Qui, 2014, siamo presenti al Vinitaly, siamo presenti con 170 aziende. Abbiamo dato per la prima volta la possibilità ai gruppi di azione locali, i GAL, 15 GAL della regione Sicilia su un totale di 17 che sono presenti e occupano la posizione centrale del padiglione 2 qui a Verona, dove promuovono territorio, perché è attraverso la riconoscibilità del territorio che dobbiamo valorizzare non soltanto i prodotti di qualità, e sicuramente il vino lo è, ma valorizzare tutto quello che il territorio esprime in termini di cultura, di saperi, di tradizioni, al fine di avere anche un ritorno. E il ritorno chiaramente è quello di aumentare l'afflusso turistico, un afflusso turistico che vuole sapere di più, conoscere di più, desiderare proprio la Sicilia nei suoi aspetti che sono molteplici. Appunto, uno dei motti è: la Sicilia sono tante, non finirete mai di contarle, proprio perché avere questa idea di molteplicità
chiaramente rende organica, diciamo, l'azione che stiamo portando avanti. Tanti gli espositori, produttori presenti sia per il comparto vino che anche quello dell'olio, ma anche tante le iniziative dell'Istituto con vari momenti. Gli eventi in programma sono altri, riguardano alcune iniziative che si stanno mettendo in campo, come quello del Pass Italy. Si pensa ad una rassegna nazionale e internazionale dei vini dolci e passiti italiani e mondiali, questo in collaborazione con l'ente Verona Fiere. E poi la partecipazione all'Expo, la Sicilia sarà presente con il cluster biomediterraneo e la Sicilia rappresenta al meglio l'idea di valorizzazione e tutela delle biodiversità. Direttore, qui c'è una scritta meravigliosa, qui risiede la chiave di tutto, eh? Perfetto, questa è, credo sia una chiave di lettura della magnifica Sicilia, di questa magnifica isola mediterranea. Carmelo Bonezza, produttore siciliano di una terra straordinaria, io faccio finta di non sapere nulla, vuoi raccontare a loro dov'è che tu operi e soprattutto quali sono i tuoi vini? Noi cerchiamo di mettercela tutta, appunto, portando dentro i nostri vini la nostra terra, e la nostra terra è unica perché noi, i nostri vigneti sono piantati in questi terreni gessosi, questo conferisce una particolare mineralità, una sapidità e un'eleganza. E abbiamo voluto così portare insieme ai nostri vini e identificare dalla nostra contrada, cioè la contrada Cristo, Campobello, il nostro paese, dove nasce appunto la vigna e poi cercarlo di mettere nel bicchiere. Un vino su tutti, il Grillo, espressione di quella terra che tu hai appena raccontato. Sì, diciamo che il Grillo da noi ha trovato la sua terra promessa perché si è adattato molto bene. Da noi i terreni gessosi conferiscono questa mineralità, questa freschezza, pertanto esprime davvero un carattere particolare e unico, appunto perché nasce in un territorio unico come quelli del Cristo di Campobello. Il nostro primo Grillo, la Luci, è nato nell'annata 2009. Siamo consapevoli che non bisogna mai fermarsi, ma anzi cercare di migliorare sempre, perché diciamo che l'attenzione che noi dobbiamo prestare ogni giorno per capire e per migliorarsi non deve mai finire. Noi siamo consapevoli che la strada è lunga nel senso di trovare l'eccellenza, ma come dice mio padre, noi dobbiamo inseguirla anche se è un'utopia raggiungerla. È quello che diciamo ogni giorno arrivato in azienda, cerchiamo di trovare l'eccellenza e ci siamo, in un certo senso siamo felici dei risultati che stiamo ottenendo. Un'altra signora al mio fianco, Lilli Fazio, con la quale mi piacerebbe parlare e soprattutto presentare a voi quelli che sono i vini di Erice, di quella parte bellissima della Sicilia. Allora, lascio a lei la parola. Mi è piaciuto vedere scritto all'esterno del padiglione una frase di Gesualdo Bufalino, cioè che la Sicilia non è una ma sono tante. Ed è assolutamente la verità, perché basta spostarsi geograficamente di pochi chilometri per trovare delle condizioni pedoclimatiche assolutamente differenti. La zona di Erice, che è quella in cui la mia azienda è situata, è una zona collinare che dista appena 30 km da Marsala, 50 da Alcamo, eppure i caratteri dominanti sia dei terreni sia del clima sono totalmente diversi. I nostri sono tutti vigneti collinari, vanno da 300 a 800 metri sul livello del mare. Beneficiano ampiamente delle correnti saline, quindi pur essendo un po' in altura, però presentano, tutti i nostri vini presentano una salinità, una mineralità fortemente spiccata. Noi abbiamo puntato molto su questo marchio della DOC Edice perché riteniamo che la promozione di un prodotto non possa non passare attraverso la promozione del territorio di cui è espressione. Erice è una cittadina, una piccola cittadina medievale, nota nel mondo sia per le sue ricchezze storiche ma anche per la presenza di un centro studi rinomato a livello mondiale. Nei nostri vini bianchi abbiamo richiamato le isole Egadi, che sono proprio di fronte a Erice. Nei vini rossi abbiamo richiamato invece dei nomi che evocano Erice, ma soprattutto reputiamo che l'intensità dei profumi, la profondità anche dei sapori presentino qualcosa di unico.
premio Can Grande qui a Verona per Flora Mondello. Voi siete una realtà produttiva dal 1910 e insomma quest'anno è arrivato un altro riconoscimento importante. Sì, io sono molto lusingata e onorata di aver ricevuto questo premio perché arriva giusto in un anno di grande crescita e di grandi cambiamenti nella mia azienda per adeguarla a quelle che sono le esigenze di un'azienda vinicola che si affaccia al mondo e ha come interlocutore diretto non più soltanto la Sicilia, bensì il mondo intero. Noi esportiamo l'80% del nostro prodotto e questo premio arriva al coronamento di un anno di grandi sacrifici e mi sembra doveroso dedicarlo alla mia famiglia e a tutti i collaboratori di Gaio Vignaioli che hanno avuto il coraggio di credere assieme a me in questo grande sogno. E sicuramente lo abbracceranno con grande affetto come principio e come iniziativa, ma vogliamo raccontare a loro di quale territorio della Sicilia stiamo parlando? Noi parliamo del territorio del Mamertino Doc, siamo in provincia di Messina, in quella porzione di costa nord-orientale della Sicilia che si estende tra Capo Milazzo e Capo Tindari. La mia azienda è proprio a Tindari, sotto Tindari per l'esaltezza, in un territorio magnifico, vocato da sempre alla coltivazione di uve di rosso, di uve di Mamertino Doc. Ecco, e anche altri vitigni però. Sì, beh, noi facciamo prettamente Nero d'Avola, e facciamo anche Nocera, facciamo Grillo, e il Mamertino Doc che produciamo noi lo produciamo in due varietà, sia di solo Nero d'Avola in purezza che di Nero d'Avola in Nocera, che è un vitigno autoctono nostro della provincia. Facciamo ancora così una parentesi: sono anni che la Sicilia si distingue in queste manifestazioni grazie alle donne del vino, ma mai come quest'anno tanti premi, tanti riconoscimenti, siete in prima linea, gli uomini dove sono? Dove sono finiti? Guardi, proprio qui in questa azienda gli uomini non ci sono mai stati perché è un'azienda prettamente al femminile, siamo io e mia madre e io ho un'unica figlia femmina. Francesco Fenech, questa volta tocchiamo il territorio dell'arcipelago delle Lipari dove si produce la Malvasia delle Lipari. Francesco, vuoi raccontarci, lo abbiamo fatto già in passato in altre occasioni, ma quello che è il tuo lavoro, quello che c'è in questo bicchiere, perché non è facile fare enologia, fare vino nelle piccole isole. Sì, sono perfettamente d'accordo, è un vino di agricoltura eroica, ci tengo a dirlo perché è la mia storia, è il cuore di Salina, è la mia tradizione, è la mia famiglia che la porta avanti ormai da due generazioni. E dal 96 che in bottiglio, è una malvasia particolare, ci credo, e ha fatto diversi concorsi internazionali e mi dà tanta soddisfazione anche nei momenti di crisi. Come si produce una malvasia di qualità? Una malvasia di qualità si deve sentire dentro, ossia si deve sentire dentro la tradizione, si deve sentire dentro la qualità e il bouquet del prodotto che fai, si deve sentire dentro l'autenticità e l'eccellenza di questo prodotto. Ed è un vino che a fine pasto, se chi sa mangiare, va abbinato sia con la pasticceria secca, sia con i formaggi erborinati, gorgonzola, come anche col caciocavallo ragusano, miele e cioccolata di Modica. Hai visto? E non ci facciamo mancare nulla. Eh no. Allora, che uve andiamo a vendemmiare e poi soprattutto quanto stanno in appassimento? Allora, questa è la Malvasia delle Lipari, è il 95% e c'è sempre il classico 5% di Corinto Nero. Viene vendemmiato intorno al 10 di settembre, viene messa al sole per 15 giorni e quando raggiunge un grado zuccherino dei 30-32 si blocca, si filtra, si fa una criomacerazione con le bucce già appassite e dopo due anni si mette in commercio. Nell'area business del grande padiglione Sicilia trovo Umberto Desiderio, che è l'editore di Wine and Passion. Oggi c'è un momento particolare dedicato alle donne del vino, un premio. Le donne sono sempre state una forza particolare della natura. In Sicilia in particolare hanno saputo esprimere competenza, concretezza e determinazione. E questo è un primo passaggio di un percorso che noi ci auguriamo nel tempo sia riconfermato e vada avanti, perché noi vogliamo premiare ogni anno una donna che abbia raggiunto risultati ovviamente rapportati al mondo del vino, risultati che possono essere poi di esempio e di incentivazione per tutto il segmento. Quali sono stati i canoni di giudizio per questa prima edizione? Ah, sicuramente c'è stata una scelta di qualità, la giuria era composta da persone
per esempio come Roberto Rabacchino, che è presidente ASA, ma è anche il direttore editoriale della rivista, Giancarlo Roversi, e quindi c'è stato un aspetto qualitativo, ma è molto importante in questo momento, noi riteniamo, poter fissare un primato sulle aziende che riescono a mantenersi in una posizione di ottima visibilità sul mercato globale con cui ci dobbiamo riferire quotidianamente. Per aver dato respiro e senso al ruolo femminile nella conduzione dell'azienda di famiglia, recuperando antiche vigne al territorio ragusano, per aver rappresentato con passione e orgoglio l'identità di un territorio, dell'elezione della produzione enologica siciliana. Prego venire qua a coglierla con un applauso, Francesca Curto. Si tratta non soltanto di un omaggio a una donna del vino siciliano, ma anche il riconoscimento dell'impegno delle donne in Sicilia nel mondo vinicolo, protagoniste non solo nel marketing o nelle pubbliche relazioni, ma anche in tutte le fasi della produzione del vino, sia quella agricola che quella svolta in cantina. Tra le candidate, José Rallo, Vinzia Novara di Gaetano, Mariangela Cambria e Francesca Curto. Abbiamo incontrato la vincitrice. Sono enormi soddisfazioni anche perché i sacrifici sono tanti, per cui sono come dire, essere ripagata, da essere gratificata da tanto sforzo e fatica, però è anche un modo per poterlo condividere idealmente con le altre colleghe, perché siamo tante che lavoriamo con amore e passione, e questa è una cosa, ecco, per me importante, riuscire a condividerlo idealmente con loro. Tante le donne che abbracciano il mondo del vino e tante soprattutto nella bella Sicilia. Sì, siamo in tante. Io dico sempre che la Sicilia è una Sicilia che nasce agricola e che continua a esserlo, e quindi in tante siamo per tradizione, per storia, perché appartiene all'agricoltura, alla nostra cultura, con la forza che ci contraddistingue i siciliani in generale, e con la passione che contraddistingue noi. Quindi siamo più in prima linea. Anche perché i tempi sono cambiati, cioè il tempo della comunicazione è forte, e quindi noi donne abbiamo preso coraggio e consapevolezza delle nostre forze e le abbiamo mostrate, insomma, con semplicità. Io penso che la semplicità sia la chiave di tutto, alla base. Che vini produce Francesca? Ma io produco Nero d'Avola, sono nella terra del Nero d'Avola, sono nella zona della Eloro Doc, per cui lo declino in tutti i modi, dalla rosato al Nero d'Avola purezza, diciamo, quindi alla riserva di Nero d'Avola, ed è la mia passione. Vini che varcano i confini regionali sicuramente, dove vanno? Ma per l'80%, direi ormai per il 90% all'estero, quindi mercati europei. Abbiamo sempre avuto una forte matrice in Francia, quindi siamo molto in Francia, molto in Germania, in tutta l'Europa in generale, in America e anche in Asia. Siamo piccoli ma ben posizionati. Ultima battuta, squisitamente dal punto di vista femminile, che cosa dobbiamo ancora fare per arrivare al top? Dobbiamo imparare dai nostri cugini francesi dal punto di vista di immagine e comunicazione, ma soprattutto di fare brand, sul brand Sicilia, che è un brand importante, che si sta sempre più affermando, è veramente un progetto in cui credo io tantissimo. Cambiamo provincia, ma rimaniamo con le donne del vino della Sicilia, perché questa volta sono con Gaetana Iacono, Valle della Catte, l'azienda, la provincia è quella di Ragusa, perciò altri vitigni, altri vini. Ma lascio a lei la parola, perché insomma, che cosa abbiamo portato al vinitale, dobbiamo raccontarlo. Noi portiamo sempre Frappato, che è Cerasuolo di Vittoria di OCG. Sono i due vini rappresentativi del territorio, incarnano entrambi un nuovo modo di bere il vino, alla ricerca quindi di territorialità ma anche di freschezza, vini che non sovrastano il cibo, ma vini che si accompagnano, che camminano a fianco al cibo. Questo sono soprattutto il Cerasuolo di Vittoria e il Frappato. Oggi hanno veramente un grande successo. Posso dire che sono vini che hanno quella nobiltà che Ragusa ha sempre avuto come provincia, una provincia nobile. È una provincia nobile ed è una provincia che ha beneficiato del suo essere un po' lontana e per molto tempo anche un po' dimenticata. Questo è stato un grande vantaggio, sia per essere stati scoperti in una fase successiva della nostra vita, garantendoci una grande autonomia. La provincia di Ragusa è cresciuta sempre in modo autonomo. In questo momento la provincia di Ragusa ha 4 ristoranti stellati Michelin solo nella provincia.
provincia, che non è poco, e aziende vinicole di tutto rispetto, ma aziende anche non solo legate al food, quindi, e poi 4 città patrimonio dell'UNESCO, insomma diciamo che siamo un po' un gioiello. E poi certo bisogna riconoscere anche un po' a Camilleri e poi quindi e conseguentemente a Montalbano la riscoperta di questi territori, che si sono però fatti trovare pronti ad accogliere veramente il mondo. Continua il nostro percorso attraverso i produttori e i vini della Sicilia. Questa volta con me c'è Benedetta Poretti, che è la responsabile delle comunicazioni del Duca di Salaparuta, dico bene? Esatto. Allora, che vini abbiamo portato a Verona per questa edizione del Vinitaly? Allora, noi abbiamo quest'anno un importantissimo anniversario, che è l'anniversario del nostro Duca Enrico. Duca Enrico è stato il primissimo Nero d'Avola in purezza ed è anche il primo che è riuscito, diciamo, a essere paragonato a grandissimi vini a livello mondiale. Quindi quest'anno compiamo questi 30 anni e quindi abbiamo veramente portato delle annate eccezionali, tipo l'87, la 97 e poi la 2008, insomma, quella che è in commercio adesso. Come sono trascorsi e com'è cambiato nei 30 anni questo vino? Allora, questo vino all'inizio per esempio era un vino che veniva da una zona un po' diversa di quella che abbiamo adesso, quindi abbiamo anche lavorato su quello che è un discorso anche di territorio, perché sappiamo che il vino comunque nasce in vigna e poi lo sentiamo in questo momento sempre più elegante, più interessante, perché comunque si va sempre verso l'eleganza in questi vini. Poi altre referenze? Sì, noi abbiamo altre referenze, noi abbiamo Florio quindi grandissimi passiti, Marsala, Zibibbo, e in questo periodo stiamo lavorando molto sullo Zibibbo, che è perfetto per quello che è tutto il mondo del dolce, quindi se vogliamo abbinare qualcosa al dolce, uno Zibibbo è sempre perfetto. Come comunichiamo il vino? Come si sta lavorando, nel senso che stanno cambiando anche i mezzi? Cioè, bisogna cambiare anche noi. Beh, noi sicuramente stiamo lavorando su quelli che sono i social e su quelli che sono logicamente tutto il mondo di internet, che ormai non può non esserci. E poi quello che cerchiamo di fare è di arrivare proprio alle persone, no? Quindi anche il fatto di arrivare proprio nel punto distributivo a fare qualcosa, a far assaggiare, a far capire come sono questi vini. Quindi molto internet e molto assaggio di tutti i giorni. E il Vinitaly rimane? Il Vinitaly rimane comunque un momento importante dove praticamente ci sono tantissimi incontri che uno riesce a fare, quindi è un momento sicuramente importante. After all, this is one of the goals of Expo 2015. Con me c'è la dottoressa Rosaria Barresi, che è il direttore generale del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura della Regione Sicilia. Alle nostre spalle c'è una scritta importante, perché è il riferimento all'Expo del 2015, ma c'è official partner di Expo 2015. La Sicilia giocherà un ruolo importantissimo, dobbiamo dirlo a loro. Sì, la Sicilia ha deciso di cogliere questa sfida di diventare un partner dell'Expo 2015, aggiudicandosi l'area del cluster del Biomediterraneo. È un'esperienza molto importante che stiamo per affrontare, indubbiamente apre moltissime frontiere alle nostre aziende, ai nostri territori, e la vediamo nell'insieme, nella globalità di quello che può essere fatto, per cui non è solamente un intervento di carattere prettamente agricolo o produttivo nel settore agricolo, ma si amplia al territorio, si amplia alla possibilità di offerta di itinerari naturalistici e turistici, alla possibilità di offerta di turismo rurale, di arte, delle biodiversità. C'è moltissimo da far conoscere anche agli altri paesi e da condividere con gli altri. Il cluster del Biomediterraneo avrà una linea conduttore, che è quella legata agli elementi che ci legano agli altri paesi presenti nel cluster. E sono, come possiamo vedere, Albania, Croazia, Egitto, Grecia, Libano, Serbia, Tunisia, sono dei paesi che si affacciano quasi tutti nel Mediterraneo e con i quali abbiamo una linea che ci congiunge sia sulle nostre origini, sia sulle nostre produzioni, su quel comune patrimonio che è la dieta mediterranea, che come sappiamo tutti è un bene immateriale, patrimonio immateriale dell'UNESCO.
Sempre dall'edizione di quest'anno del Vinitaly di Verona continua il nostro viaggio con i produttori della Sicilia. Ogni anno facciamo un viaggio virtuale, vero, qui dalla fiera. Però questa volta siamo in provincia di Palermo. Mario Di Lorenzo, Mario, lascio a te la parola perché anche tu devi dire quali sono i tuoi vini, i vitigni che usate, insomma, la vostra realtà produttiva. Prego. Noi ci troviamo nel territorio di Monreale, quindi a una quarantina di chilometri da Palermo. È un territorio poco conosciuto, ma è un territorio straordinario. Ci siamo, tutta un'azienda si trova nel territorio collinare, fra i 400 e i 500 metri sul livello del mare. È un'azienda che produce sia vini bianchi che vini rossi. Abbiamo una coltivazione di vitigni autoctoni siciliani, quali il Grillo, l'Insolia, il Cataratto, ma anche internazionali, quali Chardonnay, Sauvignon Blanc, Müller Thurgau. Come rossi abbiamo Nero d'Avola, Perricone come autoctoni e poi abbiamo Merlot, Cabernet, Sauvignon, Syrah, sono quelli principali. Mario, mi pare di aver capito, almeno negli ultimi anni sicuramente c'è stato un evidente miglioramento nel fare squadra, cioè i produttori hanno capito che da soli avrebbero avuto qualche difficoltà per entrare in certi mercati importanti a livello mondiale, però facendo squadra col marchio Sicilia si potevano fare delle cose molto interessanti. Assolutamente sì, è fondamentale fare squadra. Fare squadra è fondamentale perché oggi si deve cercare di portare avanti il nome Sicilia tutti insieme, si deve cercare di camminare tutti nella stessa direzione. Nei mercati internazionali c'è spazio un po' per tutti. L'importante è lavorare facendo qualità, che è la strada che è stata intrapresa dalla regione siciliana, che ha spinto in tutti questi anni per valorizzare quindi il prodotto di qualità siciliano. Lorenza Scian è un enologo, l'enologo di Fondo Antico, siamo in provincia di Trapani. Parliamo del rosé di Nero d'Avola? Sì, parliamo di Memoria, che è un rosato di Nero d'Avola, il cui nome fa ricordare la vinificazione che un tempo veniva fatta, effettuata nelle famiglie, insomma, ogni famiglia teneva una botte di vino, visti i tempi non si fermentava con le bucce, quindi i mosti di uve anche nere venivano fermentati in legno, dunque acquisivano una colorazione particolare che andava sul un colore rosa cipria, un gusto torbato di legno, quasi che ricorda un cognac. Però in bocca il vino rimane sapido, legato al territorio, un vino longevo, per cui è un'interpretazione di un vitigno nostro che ricorda un po' il legame con la cultura oltre che col territorio. E vedi che bella parentesi che abbiamo aperto, però chiaramente ci sono poi anche gli altri vini, eh? Certo, si parlava di novità. Ogni anno, anche se non ci sono delle etichette nuove, la novità è l'espressione varietale e l'interazione appunto del vitigno con quello che è successo nell'atmosfera, nel clima, nella pioggia, nel calore. Quindi ogni anno è un'annata, è un prodotto nuovo. Direi che è una riflessione che non fa una grinza. La natura è natura e la vendemmia è vendemmia. L'amore per il vino invece di Lorenza? Ma l'amore per il vino, diciamo che è la conoscenza. Più va avanti la conoscenza della natura e più si approfondisce la conoscenza, più diventa interessante questo mestiere. Il vino poi è espressione di tutto questo. Per quanto riguarda la mia interpretazione, io cerco di essere più delicata possibile, diciamo, nella vinificazione, in maniera che questo miracolo, diciamo, della natura possa trovare espressione nel bicchiere. Gianni Giardina, enologo e funzionario dell'IRVOS. Allora, un momento dedicato ai passiti, perché quando si parla di Sicilia non si può trascurare un comparto così importante. Sì, i vini passiti in Sicilia, diciamo, hanno un'importanza fondamentale. Sono dei vini che esprimono la territorialità e la mediterraneità. In un vino passito c'è tutto quello che di buono si trova nella nostra terra. C'è un concentrato di colori, di sapori e anche di odori. E noi stiamo dedicando appunto questo incontro per un'iniziativa importantissima che è appunto Passitaly, che verrà organizzata a settembre a Pantelleria, in questa isola che rappresenta appunto, diciamo, il meglio dell'enologia per quanto riguarda questa tipologia di prodotti. Quindi assaggeremo dei vini importanti, ci sarà un vino
diciamo, di una famosa, diciamo, attrice che è Carole Bouquet, quindi un vino del, diciamo, del sud, e poi abbiamo un vino del centro di Casale del Giglio, e poi un vino del nord, diciamo vino trentino, quindi i vini passiti prodotti in tutta Italia. Un'apertura vera e propria che la Sicilia ha nei confronti anche delle altre regioni e degli altri produttori. Viva il passito! Viva il passito, prodotto di grande qualità e prodotto, diciamo, d'eccellenza. Ti lascio il tuo lavoro, Gianni Caro, grazie dunque all'Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia. Possiamo dire che completiamo qui questo nostro primo speciale Dal Vini Italy edizione 2014, speciale che abbiamo voluto dedicare al vino siciliano. La prossima settimana ci occuperemo di olio, sarà sempre la regione Sicilia protagonista, ma poi avremo ancora altri appuntamenti con le altre regioni, con le altre produzioni enologiche del nostro paese. Anche questa puntata la potete rivedere su www.agrisapori.it. grazie alla nostra redazione, grazie alla regia di Tony Cavazza, e io vi aspetto per i prossimi viaggi. La prossima settimana parleremo di olio. Supertino, macchine per la fienagione e zootecnia, presenta la gamma dei carri trincia miscelatori verticali semoventi, come la serie Star Mix, carri a due coclee con capacità a partire da 12 metri cubi. Le coclee convergenti e sincronizzate permettono di ottenere una miscela più omogenea e assicurano lo scarico completo del prodotto. Il riduttore coclee non necessita di manutenzione straordinaria. Supertino impagliatrici distributrici, il massimo della qualità, una vasta scelta di modelli per tutte le esigenze. Trasmissione a catena con tensione automatica, trasmette il 100% della potenza. Rinvio angolare per trasmissione a rotore. Rotore polivalente con diametro 680 e 80 coltelli. Ideale per la distribuzione di paglia, fieno mai sfasciato. Supertino Zootecnia e anche carri sfandiletame, robusti, originali, semplici. Supertino realizza macchine specifiche in base alle esigenze del cliente. Macchine per la zootecnia e fienagione Supertino. Trovate tutta la gamma, i dati tecnici e i video dei nostri modelli sul sito www.supertino.it.